Mercoledì 20 aprile al Futura Calcio a Sales di Salargius, quarto di finale del torneo Maracana Open di calcio a 7 organizzato da LAN Tournée, nel quale si affrontano FC Esintermedia, che indossa un completo giallo, e Tecno Casapirri, che veste invece un completo rosso. Occhi puntati sulla prestazione di Davide Vitellaro in nomination per l'assegnazione del premio come miglior giocatore e su Marco Palmas e Danilo Vargiu in nomination rispettivamente per il premio di miglior portiere e quello per il miglior over 40 del torneo. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Danilo Cangemmi dell'MSP Sardegna. Buona visione.
iniziamo subito con Alberto Serra e il quarto di finale vi ha visto vincenti 4-2, eravate favoriti in questo quarto di finale, però devo dire che vi ho visto soffrire oggi, contrariamente all'altra volta. Alberto Serra è nuovamente stato indicato come migliore in campo, così come era successo nell'ottavo di finale. Devo dire che oggi vi ho visto soffrire di più. Sì, oggi abbiamo sofferto tanto e non poco, però bisogna fare merito agli avversari perché hanno giocato veramente bene. Comunque sono rimasti là dietro, hanno chiuso tutti gli spazi e non era facile per noi oggi sfruttare le nostre potenzialità. Abbiamo trovato pochi spazi, non siamo riusciti a gestire la palla come di solito facciamo, però dai, il risultato ci premia alla fine. Sì, il risultato vi premia e vi voglio dire innanzitutto complimenti perché al primo Maracana Open siete già arrivati sul podio perché siete in semifinale e devo dire che avendovi già incontrato e comunque, adesso magari sarà una sciocchezza, anche guardare i nostri filmati la gente si rende conto che lasciare spazio a voi quelle 14 reti l'altra volta, voglio dire, siete stati affrontati in maniera scriteriata, avete punito. Loro sono stati molto intelligenti, chiaramente essendo più grandi di età non avevano il vostro potenziale agonistico, si sono chiusi e vi hanno ristretto gli spazi, hanno provato loro magari a partire, probabilmente è stata quella la chiave della partita. Sì, poi siamo passati in svantaggio su un tiro da fuori area e là un po' è cambiata la partita perché loro sono chiusi veramente tanto e non era facile. Poi siamo riusciti a pareggiare e passare anche in vantaggio e là poi è cambiato tutto. Poi alla fine per loro era difficile venire fuori, lasciarci spazi, quindi solo loro. Secondo me il loro errore è stato quello di non spingere fino alla fine e provare a vincere la partita. Però ti devo anche dire che loro fisicamente hanno dato molto, non potevano competere con voi da quel punto di vista. E Vitellaro oggi non era in grandissima giornata, Davide il capocannoniere probabilmente cercava anche qualche gollettino per distanziare Tiziano Monterastelli, ma magari tu sai come funziona, no? Più cerchi il gol a volte meno arriva. Ora c'è una semifinale. Non si sa ancora con chi dovete giocarla, però dalla parte opposta avete visto che Samirada praticamente ha battuto i campioni in carica e niente, diciamo che ti rifaccio più o meno la stessa domanda dell'altra volta: quale ti sembra la squadra che può vincere il torneo? Chiaramente tu penserai che siete voi favoriti, però stai vedendo anche le altre, chi è che ti ha impressionato di più? Allora, secondo me Samirada è una delle squadre più forti perché io li conosco molti giocatori dalla loro squadra e secondo me loro sono i più forti al completo. Però anche Sustento, visto che ha buone qualità, io non li conosco bene, a parte Marco Lantieri, gli altri non li conosco bene, sì, sinceramente. Ha fatto benissimo ieri il Simius Team, che affronterà Samirada in semifinale. Comunque, stiamo vedendo, pian piano sta accadendo che in semifinale stanno arrivando le squadre che sono arrivate più in alto. Questo significa che la fase regolare ha dichiarato effettivamente le squadre migliori. Io ti faccio i complimenti ancora una volta per la tua prestazione, in bocca al lupo per la semifinale. Grazie a te, ciao.